Allora, buongiorno, ben arrivati a bordo di Elsa. Questo è il suo rumore di boot quando avvia. Siamo pronti a partire, mi avete chiesto un racconto di un viaggio elettrico, tranquillo, senza angosce, senza ricarica o altro. Ed eccomi qua con un giro per andare alla radio televisione svizzera. Qui siamo al Maniero Digitale, questo è il mio parcheggio, la mia rimessa. E adesso andiamo a farci un giretto di circa 12 minuti per andare a fare la diretta al RSI. Stamattina c'è il disinformatico e ci vado in macchina elettrica. Come sentite, questo è il rumore di bordo, o meglio, il silenzio di bordo. E per il resto l'automobile si guida in maniera assolutamente normale, non c'è il cambio, o meglio, c'è una leva del cambio, ma è solo marcia avanti, marcia indietro, park, un po' come sulle automobili automatiche. E si guida con la stessa velocità, con la stessa naturalezza che si guida, con la quale si guida una macchina normale. E l'accelerazione è molto divertente, ne faremo un paio di esperimenti. Allora, quanto costa questa macchina? Usata, come l'ho presa io, la Peugeot Ion, costa qui in Svizzera intorno agli 10.000 franchi, 12.000 franchi o anche meno, in base al quanti chilometri ha su. Nel mio caso io ne ho presa una che ha circa 25.000 chilometri di strada già fatta e adesso ha un'autonomia indicata secondo il computer di bordo di circa 80 chilometri prima di dover ricaricare. In realtà ne fa qualcosina di più o meno 90, e questa è una stima molto prudente basata su velocità di percorrenza autostradale, che consuma parecchio di più rispetto alla guida cittadina. In città consuma pochissimo, anche perché quando sei fermo il motore è spento. E per il resto è divertente, vedrete appunto, sentirete anche un po' di accelerazioni. Se i semafori ci sono a favore, potremo fare un paio di partenze veloci. Tanto qui non abbiamo problemi di autonomia, sono circa 20 km andare, 20 km tornare, quindi non è un grosso problema. Non incide assolutamente sull'autonomia. Possiamo divertirci, posso accendere il riscaldamento, anche se oggi è una giornata piovosa. Adesso in auto ci sono 11 gradi e quindi non vale neanche la pena di accendere più di tanto il riscaldamento. Potrei farlo, ma non ce n'è bisogno, basta avere un giacchino. Piove, come potete vedere dalle gocce sul parabrezza, e vabbè, va così, è una giornata un po' così. E dire che siamo alla fine di marzo. Silenziosa, eh? Oh, guarda, una Tesla. Ce ne sono parecchie da queste parti. Paese ricco. La gente può permettersi un'auto da 80.000 franchi, 60.000 euro o più. Però io no, e quindi mi sono preso questa piccolina. Anche perché questa ha un grosso vantaggio, è strettissima e quindi si infila dappertutto, soprattutto nei parcheggi strettissimi degli autosito di Lugano, dove è molto difficile parcheggiare una Model S, lo so perché ci ho provato. Ecco, adesso siamo fermi al semaforo, solo che abbiamo coda davanti, quindi non potremo fare una partenza bruciante come ci si diverte spesso a fare. Il computerino, fra l'altro, adesso mi sta dicendo ancora che ho ancora più autonomia del previsto rispetto a quando sono partito dal maniero, perché stima in base al mio stile di guida in quel momento. Visto che stiamo andando pianino per via della coda di traffico, lui dice, beh, allora non sono 80, sono forse qualcosina di più. Adesso sta per scattare il verde, quindi non posso farvi vedere adesso una cosa che vorrei farvi vedere, ma magari lo facciamo dopo. Ecco, questa è l'accelerazione da fermi. Il bello delle macchine elettriche è che sono talmente silenziose che ti passa la voglia di ascoltare la musica, mettere la radio, eccetera, perché vuoi goderti in silenzio. Almeno questo per me, perché il silenzio è una cosa che io adoro, e in particolare, quindi se posso. Dato che è una macchina elettrica, non c'è appunto il cambio, non c'è la frizione, non c'è il pedale della frizione,
E quindi quando parti acceleri in modo lineare, non ci sono i sobbalzi del cambio, non devi fare le cambiate, non c'è neanche il sobbalzo per il cambio automatico, anche se quelli di oggi sono molto morbidi, comunque lo senti che c'è un momento di stacco poi ripresa, qui invece la ripresa è continua, tu schiacci e vai, e questo è molto molto rilassante. E in pratica è una guida a un pedale solo, perché ecco, adesso per esempio io ho rilasciato il piede dall'acceleratore, la macchina frena un po' come se io avessi usato il freno motore su una macchina a benzina, nel senso che invece di usare le pastiglie dei freni, quindi consumare e inquinare disperdendo particelle delle pastiglie dei freni nell'aria e sull'asfalto, questa usa i componenti di bordo come se fosse una dinamo e quindi frena riprendendosi l'energia, rimettendola almeno in parte nelle batterie. Ecco, fra l'altro non so quanto si vede dell'inquadratura della macchina, ma è una quattro posti comodi, ci sto persino io che ho le gambe lunghe dietro, e i posti posteriori sono ribaltabili. Oh, qua, un'altra Tesla, questa è rossa, e i posti sono ribaltabili e ci sta tutta la spesa di una settimana, basta essere in due, che è esattamente la mia situazione. E una delle ragioni per cui ho preso questa macchina non è tanto per il risparmio, che c'è in effetti rispetto all'uso di un'auto a benzina, ma è principalmente perché è stretta, e essendo stretta ci passa nel vialetto davanti a casa. Questo mi permette di portare la spesa direttamente a casa, davanti a casa. Scusate, c'è una rotonda e quindi bisogna stare un po' attenti. Ecco, qui stiamo entrando in autostrada e qui possiamo divertirci ad accelerare, restando ovviamente nei limiti. Ecco, qui siamo a 70 km all'ora e qui ci sono i lavori in corso, per cui dobbiamo rallentare. Per esempio, una delle cose che molti hanno angoscia per le auto elettriche è l'accelerazione scarsa, perché sono abituati alle vecchie macchine elettriche, più vecchie ancora di questa, e quindi dicono, ma se devo entrare in autostrada, insomma la macchina è pesante, come faccio? Magari non riesco a infilarmi nel traffico. Assolutamente no, anzi questa forse è più ripresa dalla mia macchina a benzina col cambio automatico, che è un Opel Mokka. E ecco, adesso siamo all'ingresso in autostrada e se il traffico è libero possiamo schiacciare. Ovviamente non è una Tesla, però siamo già a 80 km l'ora da praticamente fermi. 86, 88, 90, 100. E questo è il limite in galleria, quindi mi fermo a questa velocità. Chiaro che queste accelerazioni consumano parecchio, quindi bisogna dosarle se devi fare un viaggio lungo, però per il resto un viaggio come questo dove non ho assolutamente problemi a restrizione di batteria, si va tranquilli, ci si può anche divertire un po'. Ecco, qui sta finendo il limite di velocità, per cui possiamo portarla a, ecco qua, 120, che è il limite in Svizzera, e quindi in questo modo stiamo viaggiando esattamente alla stessa velocità al quale viaggerei con una macchina a benzina. Quindi non è che dice, la mortificazione, devo andare piano, devo consumare, non è come dicono i report che devi andare al massimo 90 all'ora. È vero, se vai a 90 all'ora consumi molto meno, fai molti più chilometri, però dove stai questo? Poi se arrivi con a 90 all'ora non ti sembra più di arrivare, conviene andare tranquilli, velocità spedita. Piove comunque, quindi andiamo con un po' di prudenza, seguiamo l'onda del traffico, quindi siamo sui 106-107 km l'ora. E ecco, noterete che forse si è appannato un pochino il vetro, perché c'è una cosa da dire, ovviamente questa è una macchina a motore elettrico, quindi non è un generatore termico che fa anche movimento come un motore a benzina o diesel, quindi non c'è del calore da usare per sgrinare i vetri, allora devi usare lo sgrinatore elettrico che attinge la batteria. Questo consuma un pochino, ma tanto questo oggi non è un problema. Ecco, un po' di riscaldamento.
facendo un tratto di autostrada esattamente alla stessa velocità alla quale lo stanno facendo tutte le altre automobili, quindi stiamo andando tranquilli, esattamente come se fosse una cosa convenzionale. Sto in corsia di marcia normale perché fra poco dobbiamo uscire, il tratto di apertura è molto breve. Questo è il rumore di bordo a 98 km all'ora, diciamo 100 km all'ora, c'è un po' di fruscio. Un'altra cosa che ho notato è che questa ovviamente è un'automobile da città, quindi usarla in autostrada non è il suo compito, non è quello per cui è nata, e anche se ha la forma abbastanza arrotondata, comunque la sua aerodinamica è un po' così, o meglio, per dirla da un altro punto di vista, se vi mettete dietro un camion con una macchina del genere a distanza di sicurezza si sente molto il rischio, che si risparmia moltissimo, ed è bello perché vedi l'indicatore di consumo in tempo reale. Ho sul cruscotto una freccia molto grossa che mi dice come sto guidando e quanto sto consumando. Per esempio, se riesco a mantenere l'auto nel regime eco, vado molto più lontano, consumo molto meno, pago molto meno di bolletta elettrica. A proposito di bolletta elettrica, la carica completa di questa macchina, che sono 16 kWh, mi costa circa 2 franchi e spiccioli di notte, quindi più o meno 2 euro. E con 2 euro faccio almeno 80 km. E la cosa bella è che lo sto facendo inquinando molto, molto meno rispetto a una macchina tradizionale. Qui non ci sono gas di scarico, non c'è ossido di azoto o altre cose, ma ci sono i famosi NOx di cui si parla tanto e che causano tanto inquinamento in città. E l'unica emissione qui sono le pastiglie dei freni, che però tocchi pochissimo, quindi anche quello viene ridotto. Ecco, adesso l'indicatore di velocità di autonomia mi dice che ho 89 km di autonomia dopo, nonostante ne abbia fatti già una quindicina. Quindi si adatta molto rapidamente al mio stile di guida. Ho consumato fino a questo punto, c'è un indicatore simile a quello della benzina, c'è un indicatore che mi dice che ho consumato una tacca, come quella del telefonino, una tacca su 16 kWh, che sono la capacità di questa batteria. Per cui vuol dire che sto consumando più o meno, anche siamo arrivati a 2 tacche, scattato in questo momento, quindi io consumo, lo so, più o meno circa 1 kWh per fare 5-6 km. Stiamo arrivando in città, qui devo ridurre la velocità, il limite è di 80 e adesso scende ancora. Eccoci alle porte di Lugano. Tolgo il piede dal freno, la macchina rallenta leggermente di più di una macchina normale, anche se tocco il pedale del freno, invece di usare le pastiglie dei freni uso la frenata rigenerativa, quindi l'energia del movimento viene ritrasferita dentro la batteria, non al 100%, ma c'è una ragionevole ripresa di energia e questo aumenta l'autonomia della macchina. E la cosa buffa ovviamente è che quando sei fermo al semaforo senti solo il rumore delle altre macchine. A bordo c'è il silenzio completo. E questo devo dire è molto rilassante. Metti qui, hai 30 secondi di silenzio zen e poi riparti. Non devi mettere la prima, non devi mettere la seconda, non devi schiacciare la frizione, schiacci come se fosse una macchina dell'autopista. Siamo quasi arrivati, qui siamo in via Besso a Lugano, c'è qui la sede della radio e televisione svizzera. Adesso siamo in discesa, quindi mentre sto frenando l'indicatore di carica mi dice che sto ricaricando la batteria. Ma tolgo una macchina a benzina,
immaginate se le macchine a benzina funzionassero così, che quando vai in discesa ti rimettono la benzina dentro il serbatoio. No, non funziona così. Eccoci qua. Questa è la via della sede della RSI. Adesso vado a parcheggiare. Non mi fermo alla colonnina che c'è qui nei parcheggi della RSI perché non mi serve, non mi interessa, tanto ho abbastanza autonomia per andare e tornare senza dover fare alcuna ricarica, però volendo ci sarebbe la colonnina a disposizione di chiunque passi di qui. Ed eccoci qua, adesso una piccola manovra di parcheggio e il gioco è fatto. Pronti a fare la diretta all'RSI. Sono le 9.52 e siamo arrivati a destinazione. Ecco fatto. Piccolo viaggio elettrico finito.